Il ministro dell'Università Lorenzo Fioramonti inaugura l'anno accademico del Gran Sasso Science Institute all'Aquila. In arrivo nuovi finanziamenti. Un cordiale buon pomeriggio dalla telegiornale Dell'Abruzzo. All'Aquila si è aperto l'anno accademico del Gran Sasso Science Institute con il ministro dell'Università Lorenzo Fioramonti. Il servizio di Alberto Orsini. Il Gran Sasso Institute ha bisogno di ulteriori risorse. Io personalmente, insieme al senatore Abita Carlo Rubbia e tante altre figure del mondo della ricerca, mi sono fatto anche in questo caso ambasciatore nei confronti del Presidente del Consiglio affinché si intervenga il prima possibile entro la fine dell'anno. Spero con un decreto specifico che mi auguro possa andare in Consiglio dei Ministri giovedì, eh, proprio per intervenire finanziariamente sul Gran Sasso Institute. L'annuncio del ministro dell'Università, Lorenzo Fioramonti, arriva a proposito nel corso della cerimonia di apertura dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute, la scuola di alta formazione scientifica nata all'Aquila dopo il terremoto 2009. Un decreto ad hoc che si inserisce in un'agenda di governo fittissima potrebbe contenere, secondo quanto appreso, un finanziamento da 12 milioni di euro all'anno per tre anni, riportando la dotazione della scuola a quella iniziale, a livello delle eccellenze italiane nel settore. I numeri del GSSI sono cresciuti via via, una quarantina di docenti, 40 assegnisti di ricerca e 140 studenti. Le domande sono salite da 500 a oltre 1.300, la selezione da 1 su 15 a 1 su 45, aumentando quindi la qualità. Due Nobel in sala, Carlo Rubbia e Barry Berish, e due nuovi progetti per il 2020, come spiegato dal rettore Eugenio Coccia. È un anno interessantissimo perché continueremo a vedere segnali di onde gravitazionali, a studiare le aree interne, a occuparci di quantum computing e vorremmo anche diciamo, che andassero in porto questi progetti, uno quello del collegio diffuso all'Aquila per gli studenti ricercatori e, e l'altro quello del, di questo hub tecnologico insieme a LFoundry, Taleselenian Space e INFN.